Ciao a tutti e pensiamoci bene. Oggi potete stare tranquilli, sono a piedi, non rischio niente e vi parlo da Piazza Roma Modena, potete vedere l'Accademia di qua. E a proposito di Accademia, vorrei parlare dell'ultimo colpo di rigore militare che ha voluto dare Google, ovvero sabato scorso ha detto che ha mandato a qualche webmaster che adesso si starà mangiando le mani l'avvisino con scritto: carissimo, i tuoi link esterni puzzavano di cacca e il tuo sito è stato penalizzato, per esempio i tuoi link esterni non passano più PageRank, così quelli che hanno comprato i link sono contentissimi, il tuo sito tanca nel posizionamento e quant'altro, adesso non so i dettagli, comunque qualcuno si è preso lo scappellotto. Benissimo. E perché si è preso lo scappellotto? Perché ha usato i link in modo manipolatorio, per esempio per boostare artificialmente delle pagine, probabilmente perché ne ha venduti e così via. Allora, cosa possiamo imparare? Cosa possiamo pensare a riguardo? Beh, prima di tutto che è meglio non fare queste cose qua. Alcuni dicono che può essere la solita abbaiata di Google, io dico che probabilmente non hanno i mezzi per scoprirli tutti, ma se vogliono ti beccano. Questi qua stanno rivoluzionando il mondo, non sono mica scemi, hanno tutto il budget del mondo, tutta la voglia del mondo di beccare quelli che gli rovinano il business, perché si torna sempre lì. Quindi diciamo che i motivi pratici per beccare questi loschi figuri ce li hanno e come. Detto questo, possiamo imparare magari a gestire i link in una maniera un pochino più furbina. Leggevo prima il Whiteboard Friday di Fishkin, l'ultimo che ha fatto, è uscito qualche ora fa. Dice una cosa che riassume un po' tutto il buon senso che uno deve mettere a fare link esterni e link interni. I link che vanno bene sono quelli che si inseriscono naturalmente nel journey del nostro utente, ovvero nel suo viaggio alla ricerca di una risposta, quando si parla di traffico di ricerca. Il nostro cliente, utente, chiamiamolo come vogliamo, ha un'esigenza e esprime questa esigenza con una query. Questa query ha un'intenzione di ricerca, ovvero voglio trovare l'informazione X, che può essere più o meno ambigua rispetto a come è espresso la chiave. Noi facciamo un contenuto pertinente, autorevole e rilevante su questa query e gli ci piazziamo davanti. I link interni e esterni che lui trova nella pagina devono essere messi lì per esplorare ancora meglio questa query, niente di più. Il link esterno deve essere messo perché parla di qualcosa che non c'è nella pagina, di un approfondimento, di uno studio scientifico, tratta l'argomento sotto un altro punto di vista, per esempio noi parliamo di gatti a livello, diciamo, amatoriale e linkiamo il sito di un veterinario che magari dice le stesse cose però con un linguaggio più scientifico e con informazioni più di carattere per l'appunto scientifico. E possiamo linkare, come ho detto, risorse esterne, linkare altri media, per esempio un video che parla della stessa cosa di cui parliamo noi, ma appunto è un video invece che un articolo di blog. E scusate, e insomma dobbiamo farlo semplicemente con questo buon senso qua, con l'intenzione di migliorare l'esperienza dell'utente, e non ci si sbaglia mai. Emanuele, come cazzo faccio a vendere link pensando a queste cose qua? Innanzitutto non vendere link, cioè non vendere la righetta blu con la sottolineatura. Io nei siti che controllo, nei siti con cui collaboro, consiglio ai miei clienti semplicemente di non vendere link, ma vendere spazi. Il link ci sta che sia, per esempio, un link follow quando
facciamo scrivere un bel guest post e troviamo l'approfondimento sul sito Terz, perché non abbiamo fatto nessuno sgarro così all'utente. Gli abbiamo dato un path, un sentiero che si snoda su più siti, ma non c'è niente di male in questo. Dobbiamo smettere di pensare che dobbiamo fare in modo che l'utente rimanga sul sito. Dobbiamo trattenerlo. Ha scritto un post bellissimo un ragazzo su Fatti di SEO su questa cosa. Cazzo, linkate fuori, cioè non pensate di poter tenere in trappola gli utenti, perché se non trovano quello che cercano, cliccano back e vanno a cercarne uno fatto meglio. E secondo me, non ho, diciamo, dati scientifici che mi supportano, ma viene dalla mia esperienza questa considerazione, secondo me è molto meglio qualcuno che continua tramite un link nel vostro sito la sua esperienza, che uno che torna indietro per Google a livello di dati, di user experience, visto che se ne è parlato tanto lo scorso inverno. Il fatto che noi gli abbiamo dato un link rilevante sul quale lui spende tanto tempo prima di tornare al motore o non ci torna proprio è un punto a nostro favore sicuramente. E cioè, abbiamo dimostrato che abbiamo fatto bene il nostro lavoro, perché se non abbiamo fatto in modo che l'intenzione di ricerca si sia esaurita sulla nostra pagina, comunque abbiamo dato un modo per continuare questo journey nel migliore dei modi. E naturalmente quando linkiamo a roba commerciale invece va dato il no follow, perché se linkiamo la pagina di un prodotto Google ci ha detto di fare così, diciamo, noi lo ascoltiamo, scusate, e nient'altro. Stessa cosa facciamolo con i link interni, perché siti come quello di Salvatore Alanzulla vanno molto bene, perché hanno delle strutture fantastiche, link interni fatti ad arte, e poi non dico di più, andate a guardare voi. Però sia i link interni che i link esterni, ricordiamo, aumentano la rilevanza. Secondo me Google, quando soppesa una pagina per una data query, la mette, diciamo, al centro e dice: bene, questa pagina può essere al centro, l'inizio dal motore di ricerca di una journey che va su un'intenzione di ricerca X. Può essere l'inizio, ma può non essere la fine per lui. Cioè, se noi mettiamo un link esterno molto rilevante, aumentiamo la rilevanza della nostra pagina per la query. Non è che stiamo regalando gli utenti agli altri, anzi, probabilmente quell'altro si potrà andare a posizionare per una query più coda lunga, più larga, diciamo. E noi invece ci viene dato della rilevanza in più. Io ho sempre notato questo. Io i link li ho sempre fatti come vi ho spiegato e non me ne sono mai pentito, anzi, qualche collaboratore mi ha chiesto: ma io vedo che linki sempre certe cose, ma lo fai apposta, tipo contenuti in altre lingue? Una volta usavo un po' la furbinata di dire: vabbè, il contenuto in altre lingue dopo lo facciamo rimbalzare indietro, per esempio, visto che purtroppo molti italiani l'inglese non lo masticano molto. In realtà era una minchiata, e ripensandoci, andando avanti nel tempo, ho capito che era sempre quel livello di complicazione in più in un pensiero molto semplice, che rimane, ripeto, quello di dare un'esperienza migliore all'utente, che di base si applica un po' a tutti i concetti della SEO. Sembra semplificare e banalizzare, ma in realtà è un rendere più efficace ed efficiente. Less is more, no? Anche nelle nostre preoccupazioni dovremmo applicare il less is more, preoccuparci di meno cose ma di cose più importanti. Non andare a guardare le minchiatine, come dico sempre, ma pensare alle cose grosse. Questi erano un po' pensieri libertà. Adesso ci scrivo un bel post, facciamo un bel video d'approfondimento su link interni ed esterni, perché questa è la formula base, ma so che per convincere alcuni di voi devo lavorarci di più. E poi so che vi verranno in mente molte domande. Anzi, se guardate questo video, fatemele sotto il video. Una cosa che non dico mai in pensioamoci
e che se condividete, mettete mi piace e vi iscrivete al canale mi fate molto piacere. A breve lo dico, così mi metto nei guai e dopo devo farlo, a breve riparte la settimana. Intanto vi auguro un buon weekend e una buona serata. Ciao a tutti.